non avrete capito nulla. Attraverso Corrado Piancastelli, CDA, entità A. Voi potreste anche sentirmi per ore e ore, per giorni e giorni, mesi e mesi. Potremmo anche stare sempre qui. Voi potreste mangiare, bere, dormire, stare seduti in queste poltrone e io a parlare continuamente. E non vi muovereste di un passo in questo segmento dell'evoluzione. Finché non avrete capito questo, non avrete capito nulla. Questa è la verità, piuttosto brutale, direi, ma è questo il messaggio che io devo darvi. Non dovete legarvi alle figure intermedie. Non dovete legarvi agli idoli, ai santi, alle memorie del passato. Non dovete legarvi agli istrioni, ai poteri e alle ideologie. Unico potere infinito è quello di Dio, e l'altro potere è quello che avete dentro di voi, nell'immortalità del vostro spirito. Voi siete spiriti immortali, ma non lo capite, non lo riconoscete, non lo vedete, ma è questa la natura, il vostro essere. Possedete uno spirito immortale, ciascuno di voi, un tesoro incommensurabile. Non moriremo mai, e questo è ciò che Dio ha trasmesso alla creazione. Ma se non si riconosce questo palpabilmente, se non si sente il senso del riconoscimento della propria interiorità, ogni altra parola è inutile. Il Verbo è disceso sulla terra perché gli uomini hanno il bisogno della parola e delle immagini. Ma parole e immagini sono maya, illusioni, non servono a nulla se l'essere non vive da essere interiore, se non riconosce questo tracciato del suo cammino. Quando l'ha riconosciuto, allora l'evoluzione si muove e si avverte il passaggio a quella che è la maturità interiore. Questa è la verità. Che poi voi abbiate bisogno in tanti momenti della vita di appoggiarvi a qualcosa e a qualcuno, posso dire che è comprensibile, posso dire che è umano. Giungo anche a dire che talvolta è giusto che facciate così, perché non sapete fare altrimenti. Ma dico anche che la verità è un po' più in là, è quel segmento che ognuno deve identificare.